Grazie. Senatrice Stefani, è iscritta a parlare, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Arriviamo qui alla conclusione di un dibattito veramente molto animato e oserei dire anche confuso, su un provvedimento che invece avrebbe dovuto trovare un ampio consenso, un'ampia condivisione di sicuramente una volontà unitaria per adottare delle norme serie per combattere un fenomeno così difficile e così pericoloso quale quello mafioso. Quello che si doveva emanare era una norma certa, una norma non aggredibile, una norma di applicazione anche facile. E invece ci siamo trovati di fronte a un percorso come quello che è stato fatto in commissione e in aula in queste ore, si è visto una formulazione di riformulazione di emendamenti, presentazione di emendamenti da parte dei relatori, termini per subemendamenti, una forma anche un po' forse caotica di un dibattito che certamente crea dei dubbi, delle perplessità su quello che è l'impianto generale del provvedimento. Forse doveva essere un provvedimento che doveva nascere in maniera più lineare, o forse doveva, e che questo era forse una questione che magari mi permetto di sollevare, forse governo e maggioranza dovevano essere più chiari fin dall'inizio di quale doveva essere l'obiettivo. E invece condurre avanti un lavoro quasi a voler mettere delle toppe continue su dei rilievi e delle perplessità che sono state considerate anche in commissione e che fortunatamente alcuni membri della commissione hanno sollevato, altrimenti vi sarebbero stati anche degli errori macroscopici. Però purtroppo per affrontare la mafia e il fenomeno mafioso occorre decisione e assoluta determinazione, nonché unità da parte delle forze politiche. Perché occorrono per combattere questo fenomeno degli strumenti particolari, diciamo particolari per dire degli strumenti che altrimenti potrebbero considerati anche eccezionali. Così nella lotta contro la mafia, così nella lotta contro il terrorismo. Ci sono stati dei momenti gravissimi, tesissimi nella storia della Repubblica Italiana. Dei momenti in cui si ricordano anche gli stessi anni di piombo, dove il terrorismo fu un fenomeno pericolosissimo e che fu combattuto con armi pesanti e delle armi che sono le leggi, che devono essere delle leggi particolari. E quindi quello che dobbiamo elaborare noi, quello che doveva essere questa modifica del codice antimafia, doveva essere veramente uno strumento efficace, uno strumento nemmeno opinabile. E quello che è dispiaciuto è che in questo dibattito sono intervenute delle considerazioni che provengono dall'esterno di quest'Aula, delle opinioni però che arrivano sicuramente da fonti autorevoli, delle fonti che hanno sollevato dubbi gravissimi e delle considerazioni e delle valutazioni gravissime su questo provvedimento che stiamo oggi esaminando e che dovremo adesso votare. Ed è questa una delle grandi problematicità che sono sorte ed è apparso chiaro a tutti i colleghi. È vero che il Parlamento deve essere principe nell'elaborazione e nell'emanazione di una legge e deve essere il più possibile non influenzabile, però non possiamo non tenere in considerazione ciò che è stato sollevato. E pensare, dico, che le norme nei confronti di quello che è la lotta del fenomeno mafioso dovrebbero proprio essere delle norme che sicuramente devono essere modificate nel tempo. C'era qualcuno del quale non condivido di certo e non condividiamo di certo le idee totalitarie, ma che disse una volta, parlando di qualcuno che operò effettivamente nella lotta contro la mafia con armi veramente a volte forse al limite, e quando gli si disse deve essere ristabilita l'autorità dello Stato. E se le leggi saranno un ostacolo, noi cambieremo le leggi. Le leggi non devono essere un ostacolo alla lotta alla mafia, ma devono essere il vero e proprio strumento a disposizione. Perché il fenomeno mafioso è un fenomeno molto articolato, che un tempo sembrava appartenere tra l'altro a alcune regioni della nostra Italia, e invece non è così. Perché il fenomeno mafioso ormai
è tutto ciò che si insinua in questa maniera criminale e si insinua all'interno della società, all'interno dell'imprenditoria, all'interno della finanza, e in modi sempre più subdoli e sempre più insidiosi. Parlare della lotta alla mafia sembra quasi delle volte un argomento forse retorico, però invece si deve pensare alla gravità effettiva del fenomeno e di come si è evoluto nel tempo. Ormai non si pensa più all'immagine del mafioso con la coppola, con la lupara, mentre la lupara è stata sostituita da contratti, da appalti, dal mondo della finanza, e non dimentichiamo dal mondo anche dell'immigrazione. Perché anche nel fenomeno dell'immigrazione si sta parlando di infiltrazioni mafiose. E riporto qui delle parole che disse il dottor Roberti in Comitato Schengen ancora il 31 maggio, quindi pochi giorni fa, quando il procuratore disse a riguardo alla domanda, per rispondere alla domanda se vi erano delle infiltrazioni di tipo mafioso, e gli rispose: come le ha detto sicuramente il collega Gratteri, abbiamo evidenze probatorie ben precise sull'accoglienza e sulla gestione degli appalti per quanto riguarda il sistema di accoglienza. Abbiamo risultanze probatorie di infiltrazioni mafiose sulla gestione di tutto il sistema dell'accoglienza. Questo diventa un fenomeno grave. Ed è qui che dove noi dobbiamo anche concentrarci e non dimenticarci di quanto può essere pericoloso. Perché nel momento in cui vi è un intervento dove vi sono delle somme di denaro, come sono le somme di denaro che vengono messe a disposizione delle cooperative per la gestione degli immigrati all'interno dei centri di accoglienza, quando vi sono quei denari non possono che non essere appetibili da parte della mafia o dei fenomeni delle associazioni similari. E noi dobbiamo stare attenti a questo, dobbiamo prevedere tutti degli strumenti per combattere, perché non, si può anche combattere però a monte e non dare praticamente la possibilità di aprire dei varchi dove questi fenomeni si possono ulteriormente insidiare. Già abbiamo un apparato, già abbiamo un sistema, come si diceva, di finanza, di appalti, che possono essere sicuramente appetibili. Non mettiamo dentro un qualcosa che tra l'altro è fuori da ogni controllo, come è il fenomeno dell'immigrazione. Per cui ci troviamo di fronte a questo che voleva essere, e lo ripeto, un'arma efficace e funzionale, invece ci troviamo con un'arma che sta sollevando più perplessità che altro. Ma signori, che cosa penseranno i nostri concittadini che da fuori vedono il nostro lavoro e si domandano: ma come? Da un verso viene previsto e viene cantato un codice antimafia come se fosse chissà la soluzione a tantissime problematiche, e poi dall'altro verso voci autorevoli che lo smentiscono completamente. Il panorama è estremamente confuso e lascia decise perplessità, perplessità che adesso anche noi stessi stiamo raccogliendo. Confusione e tanta perplessità. Grazie.